Spero tutto bene. Spero tutto bene. Oddio, ma che c'ho? C'ho uno sbrego sulla spalla. Ora muoio. Oddio, è squartata, Ora è morta termino la andata mia così. esistenza. Ciao No, ragazzi, non come va? Spero compiere il tutto bene. Sudoku. Oggi siamo qui per ringraziare Forconeggione. Grazie, Forconeggione, bellissimo nome. Vi Ho ricordo che avuto il mancano terrore quando l'ha letto, devo ammetterlo. anch'io un pochino. A 500 sub reagiremo al collegio. Fine. Ho finito quello che Basta, avevo questa è da stata la dire. tua intro. Beh, io come intro vado a chiudere la finestra. Cazzo, che Devi intro! visionare mentre chiudo la finestra. Risupplico quando chiudo il profilo Ask FM degli amichetti. Mai. Ask è il dolore, Ask non va riportato in vita. Ma quante sub siamo? 371. Ok, tolgo la sub. Guarda, Precisissimo. Orion. Ti tocco le tettolone, Quando hai Orion. Te aprito le il tocco lì. profilo Ask FM degli amichetti? Ma cosa siamo nel Mai nella 2008, vita, sì, infatti. cazzo? No, no, Ti non è vero, dai, ricordi gli 2013, influencer di 2012? Ask? Te li ricordi? Assolutamente sì. Che Assolutamente mi incubo. ricordo gli influencer di Ask ed è stata una cosa per me assoluta. Oddio, Bertra, mi sono caccata in mano per un attimo. No, no, mio. No! Madonna, Bertra, mi è salito un leggerissimo terrore, ma abbastanza potente. Ciao, ciao Little Hamster, ciao. Oggi, ragazzi, siamo qui per giocare a Pummelo Party. Come ti piace come titolo la festa del pomelo? La festa del pomolo. Ed è solo Pomolo? un pomolo. Cos'è un Sì. pomolo? È la cosa che tipo il pomolo di un cassetto è Il il pomelo? quello. No, no, è il pomolo. È quello. Estremità di forma sferica o tondeggiante. Il pomolo della porta, il pomolo di Non una è il spada. pomelo? No, il pomelo non è nulla. Mi dispiace dirtelo così. Ma forse pomelo È un è tipo un frutto. frutto. È un frutto, infatti. È il pompelmo acidissimo gigante. Pomolo, L'avevo preso una volta. pomolo. Estremità di Pomolo. forma sfera. Wow, ok. Il pomelo è un frutto. Vabbè, oh, Va Orion, bene, Onion, calmati tocchiami con il le tue pomolo. conoscenze biomediche. Non so, in Il realtà. pomello è il coso delle porte. Ma È anche il il pomolo, pomello, eh. intendo. Ecco cosa Ah, intendo, il sì. pomello, Però anche il ecco. pomolo. Oddio, sta perdendo. Pomello, pomello della Ma sai porta. che. Oh, Oddio, ma sai che il finalmente il pomello è anche la pomello. parte alta della gota più rilevata e tondeggiante che corrisponde allo zigomo? Me l'ha Quante appena detto cose, Google. ragazze, queste parole, quante Abbiamo cose. Il scoperto un pomello, sacco di ok. robe. Pomello, pomolo, a.k.a. e pomelo È il invece frutto fruttone. verde, grande frutto verde, È un perfetto. gigantesco pompelmo che fa anche molto Direi che schifo. stiamo sul pezzo, direi che stiamo sul Siamo sul pezzo. Tra l'altro, pezzo. Bertra, oggi noi, Dimmi tra tutto, esattamente noi. mezz'ora, giocheremo a, in tutto questo, il gioco del Pomello pomelo. parte. Pomelo, pomollo, pomello, Pollo. pomellilo, malleolo, quel gioco C'è lì, cioè la Andrea festa. Belletta che ha scritto in chat: ogni giorno si scoprono cose nuove. Ho letto assolutamente ogni giorno si scoprono cose nuove. Totta cotoletta cotolotta. Oddio, no. No, fra. Hai compiuto il reato di cringe pesante. Totta, ma tu sei quella Non ti del azzardare. sei quella del sei. Totta, sei quella del pomelo. Sì, sono quella del pomello, giuro. Sono io, fra. Tu non sei. Quando è la prossima volta che farete. Volevo dirti, Bertra, che oggi noi possiamo reagire a un po' di cosette prima di andare a giocare al gioco del Al pomelo, del pomello, pomello. della festa del pomelo, festa dei pomelli, festa dei le belle ragazze, festa pompelo molto buffo. Quello. Vabbè, io sto per mettermi fisicamente a piangere, non so come descrivere questa situazione. Vi so dire però, ragazzi, che ora andremo a reagire a qualche cosa che troveremo su internet. Io Perché a me vorrei piace fare reagire a questa cosa. te. Puoi farlo. Tu mi dai un bacino? No, non puoi farlo. Ah. Mi dispiace, volevi? Sì, Era il era il tuo mio dream? desiderio. Oh! È Era il iniziato a parlare mio una gran sogno di puttana. Make a Wish. Che dire, ragazzi? Io ora andrò ad aprire il mio bel e succoso Culo. iPad. Bertra.
Sei stanco. Basta, sì, sono E fatti una cazzo di stanchissimo. nanna pomeridiana, ok? Fatti una nanna pomeridiana, prenditi un caffè, beviti una Prime Logan Paul KSI, beviti una bibita energetica di Tony F, dolci No, come ma sono wow, stanchissimo perché sono caramello violentemente in cookies and deficit cream. calorico. Bertola, se sei in deficit calorico è perché la stai facendo male. No, no, è una scelta mia, ponderata. E hai veramente scelto di farlo in questa settimana della tua vita, abbassare le calorie? Ma ti dirò, viene abbastanza tranquillo farlo. Cioè, non sto abbassando a 100 calorie al giorno, ho abbassato a 1600 piuttosto che 2200. Però Oh, devo dire porca che troia, fra. È costa 88. tantissimo, Cioè, cioè. ma sì! Minchia, sì, sono 600 calorie in meno al giorno, buttala un po'. Sì, però così in un paio di no, 4-6 settimane dovrei andare in cut Cioè, non violentissimo. potevi aspettare settimana prossima. Hai dovuto Ma no, ma aspettare perché? questa settimana. È troppo stupida come cosa, Bertola, ti Ma invece giuro. no, è perfetta perché così mi abituo a mangiare, cioè perché la verdura è perfetta per mangiare un botto. Sto mangiando, tipo stasera ho mangiato 4 letti di zucchine. Bertola, Dimmi, sto cosa per c'è? darti una tremenda notizia. Quattro Sì. etti di zucchine non sono tanti. No, no, a livello di volume dico, non di cibo. Per quello che sono contento. Rita Pavone non approva questo messaggio, vorrei aver compreso questa battuta. Anch'io, io vorrei essere Rita Pavone. Eh? Eh? In che senso? Boh, non so, tu non vorresti essere Rita Pavone? Nella mia top 3 di persone al momento no, non devo ammettere che non c'è Rita Pavone. Ma Chi è senti la una tua domanda, top Warzone. 1? Eh? Eh no, lui è il mio top 1, vorrei essere Warzone. Ah, vorresti essere Warzone. Assolutamente sì, confermo. No, ti volevo chiedere. Warzone è free to play. E Sì, ma da quando è uscito? io non lo sapevo, l'ho scoperto oggi. L'ho Davvero? scoperto Ma oggi e fa? l'ho aggiunto alla mia lista. Cioè alla Oh mia no. lista, nel senso devo solo scaricarlo, che devo fare altro, insomma, là Lo sta. scarichi sulla Play? No, lo volevo. Oh, è vero, sarà gratis anche sulla Play, non solo su Steam. Cazzo, sì, allora lo scaricherò su entrambi. Ragazzi, io ho ripreso ad amare la PlayStation. Ok, dopo anni che non ci giocavo, abbiamo finito l'altro giorno con Alessio Detroit Become Human, che io vabbè l'avevo già visto dai gameplay degli altri, però non ci avevo mai giocato. Smash. E ieri ho iniziato Spider-Man, Miles Morales, Ultimate epiderma. Ultimate Piderma, Miles Morales. E la cosa è che non so se è corto frascico questo gioco, ma io ci ho giocato ieri sera. E oggi, per un totale, ma Di 14 ore. per dire tanto di 3 ore, Ah, toh, Madonna. manco, ma manco, forse pure tanto, 2 ore, 2 ore e mezza. Però sto già al 10% del gioco, mi sembra corto. Vabbè, totta corto adesso, a me sembra. Cioè. Scusa. No, seriamente, io Stai non so, è da tanto facendo che le non missioni gioco. secondarie, le varie cose, o no? Eh no, è che c'entra la durata del gioco, si basa sulla storyline principale. Lo so, però il pad del runtime su questi giochi open world è assolutamente basato esclusivamente su quello. No, vabbè, ma ora lo farò perché ci sono un'infinità di giochi, cioè di missioni secondarie su questo cazzo di gioco, ho visto. Perché praticamente, cioè. Allora, è un po' cringe sotto certi aspetti, ok? Perché Perché cringe? praticamente. Perché hanno voluto fare. Miles Morales, però. Wow, Okay. è giovane, ha Twitter. Ah, fai capito? E, ed ha aperto l'influencer. un'app dove le persone possono segnalare gli I incidenti per crimini. far arrivare Spider-Man. Oh, praticamente è E. giovane. Capito, non so, un po' mi hanno un po' cringiato queste cose, devo ammettere, Vabbè, leggermente, non ci sta. eccessivamente, però leggermente mi hanno cringiato. Però al contempo è molto bello ondeggiare per tutta New York. È Beh, ci sta. difficile in culo, non so se è perché è da tanto che non ci gioco, potrebbe essere, che non gioco alla play in generale, quindi mi devo riabituare a tutti i comandi, eccetera. Però è difficile in culo dal punto dei combattimenti, cazzo.
Cioè, al primo combattimento greve, ma sono morta un botto di volte, ma veramente tantissime, cioè E tipo quattro niente. volte. Ed ho messo la modalità quella, voglio godermi la storia, quindi combattimenti non troppo rompipalle. Temo che questo però sia Purtroppo un violento schiliscio, non so come dire. me la collo perché oggi infatti non sono morta mai. E quindi E magari c'è un allora grande margine di dovevi miglioramento. soltanto Però sono pure riprenderti. un botto di comandi, ma io mi ricordo che quando si giocava alla Play, la Play era per quelli stupidi che avevano tre tasti e non dovevano fare nulla perché tanto per le cose dove la gente serviva muoversi tanto, fare tante cose fighe, uno usava il computer, no? Giustamente. Ma invece Eh no. cazzo, ci sono un botto di tasti, un botto di combo, ma che io non me li ricordo, io ogni tanto me le devo andare a rivedere le combo che ci sono. E Tot perché sono veramente gatekeeper. tante. Perché Totta Gatekeeper? Perché il computer è per, cioè il PlayStation è per stupidi, il computer è per quelli fighi. È vero, però è oggettivamente comodo il fatto che posso giocare spaparanzata sul divano. Che bello, cazzo. Questo è veramente bello. Spaparanzed. Sì, io stacco la live e nella mia E oretta ti prima di andare a spaparenzi. dormire mi lancio sul divano e gioco a Ultimate Ci sta. Piderno. Queste Io sono le invece mie mi vibes. stacco la live e nell'oretta in cui sto via mi metto a dipingere piccolissimi omini, perché sono peggio ancora. Vabbè, dai, ci sta. Non ti... Ognuno ha le sue, ognuno ha le sue. Però io non capisco perché mai dovrei prendermi una PlayStation 5, però. Non c'è un vero motivo. Per giocare alle grandi esclusive PS5, che sono tipo due giochi, Infatti. e per avere la risoluzione più alta, che tanto. Oh, sì, ma anche no. Ma io ancora noto. Cioè, questa c'ha tipo wow, wap top, televisori del mondo. Ti devo dire Dimmi, una cosa, Bert. dimmi. Mi sono visto il Grande Fratello. Posso spiegarti, Bert? Riccardo, posso spiegarti. C'era Cincin e Rosicin. Porca troia, fra! Mi sono cacata addosso assolutamente. Top 3 cacate. No, mi sono vista il Grande Fratello perché c'era Cin Cin Rosicin e È vero, che ha Cuorecin parlato ed dei cactus. è una patatona. Eh? Non sapevi che tipo Cosa? l'hanno. Non mi ricordo se la presentazione la prima sera, quello che ha parlato dei cactus, che sono i pipi di quelli con cui è stato. E diceva: sì, cioè, io lo dico con onestà, ma. È vero quello che dicono di noi cinesi, che abbiamo i cactus più piccoli, cioè. Se è partita questa tirata sulle dimensioni dei pipi. Ma invece ha detto un'altra che era tipo invece di Te quiero mucho ha detto Dammer bucio e mi ha fatto molto ridere, è stato very fun. Però questo ho visto cioè solo le clip ogni tanto che mi sono uscite, però io ogni volta cerco qualcosa di interessante in questo cazzo di Grande Fratello, ogni tanto accendo E non c'è niente. e no, sono solo loro che parlano. Cioè, E chillano l'altra fortissimo. mattina c'erano loro che facevano centramento, tipo uno yoga per riconnettersi alla natura, una cosa del genere. Ah, E io ero là sì. tipo, ma che cazzo stanno facendo questi? E niente, non c'era Cin Cin Rosicin però, Cin Cin Rosicin si sveglia alle 11:30 Ah, e non Madonna. si incula nessuno. La Fra è un'assoluta bro. Vabbè, io ci sta, cioè l'approvo, nel senso quella normalmente si sveglierà alle 6 di mattina ogni giorno per gestire 45 figli, 95 ristoranti e 1 miliardo di euro al giorno. Quindi Sì, io ci pure se sta, ha andassi 6 mesi senso. al Grande Fratello dormirei. Io devo ancora andare al suo ristorante, porca paletta. C'è un accordo. Andiamoci. Ok. Reaction al Grande Fratello in live? Beh, effettivamente Manco iniziare... sotto Stai minaccia. zitto, Bertra, Bertra, tu devi solo stare zitto che te guardi il collegio, guarda, veramente, in silenzio devi stare, in nessun modo il Grande Ma il Fratello è peggio collegio lo. del collegio, non ti Assolutamente azzardare. sì, perché sono Stai adulti e dovrebbero scherzando? saperlo di me. Dovrebbero essere più intelligenti perché sono adulti. Bertra, non mentire a te stesso. Il Vabbè, collegio non è meglio del Grande Fratello.
vero, però almeno posso insultare dei ragazzini, giustissimo, Enderfox, Ed grazie. è peggio, è una cosa più negativa, ragazzi. Guarda, Peraltro mi ha adesso detto ti cose dico ancora peggio, questo. in realtà. Grazie mille che mi hai detto questa cosa. Allora, ci mettiamo in reazione, In erezione? Sì, Am? Tu stai sono già vedendo tanto pronto. quello che ti visiono? Sì. Cioè, al momento è in pausa, eccolo qua. Ma Mi piace, mi perché? ispira un botto il video di Ryan Rahan. Ma è in inglese. Sì, lo so, mica 2,5 milioni di views in 3 giorni. Vabbè, amo, ci mancherebbe, ci mancasse. Ci Allora, cosa mangaster. abbiamo? Oh, c'è un nuovo video di Poldo. È vero? Dai, guardiamolo. È istantaneo. E parla di YouTube Kids. Ciu ciu Charles. Perché è così basso? Ah, ok. Tutto risolto. Anche io ce l'avevo a palla, cazzo. Poppy Playtime, Amanda Oh, the Adventure, Admando Garten of d'Adventure. Ban Ban, Hello Neighbor, gli SCP, Siren Head, oh, gli Talking One. SCP, lasciamolo in Ma pace. quante cazzo di cose conosci? Io non le ho mai sentite queste cose. Baldi's Basics, Allora, Garden of fai pausa. Ban Dan. Eccolo qua, Garten of Ban Ban. Allora, sono tutti giochi per bambini, tranne SCP, che è un bellissimo collettivo di scrittura che però negli ultimi anni è stato violentemente hijackato dai bambini. E Ok. questa cosa mi distrugge perché c'erano degli begli spunti di scrittura. E poi a un certo punto hanno iniziato a farci TikTok, le mod di Minecraft e le mod di Roblox. Ed è andato un po' in merda, Ok, cioè. tutto in merda. Cioè, fastidio. Comprensibile. Friends, Torso, Five Nights at Freddy's, Uno, 2, 3, Har 4, Sister har Location, Haunted, Community har 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 har
passati da capolavori come Silent Hill a Jumpscare Simulator. E soprattutto, perché ogni volta che esce un nuovo gioco tra questi, YouTube si riempie di video... Tutta la stessa persona. Super horror bro. Teorie sulla sua lore. E si torna a parlare di YouTube Kids, signori. Ormai è diventato il mio demone. Lo odio e lo amo allo stesso tempo, anche se la bilancia è decisamente orientata verso l'odio totale. Una cosa però che molti non sanno e che voglio definire una volta per tutte è che spesso ci riferiamo a YouTube Kids come quei creator che fanno dei video... Ah, dalla chat ci dicono comunque... Non ha detto tutti gli FNAF, quindi ce ne sono veramente... Orientati principalmente ad un pubblico giovane, dai 9 ai 14 anni magari. In realtà, secondo YouTube, quelli sono normali creator con un target più basso. YouTube Kids è proprio una piattaforma a parte da YouTube, con una grafica diversa che concentra solo video per bambini molto piccoli. Si parla di 3-4 anni, forse, eh? Tranne i video del Milan, non so perché stanno lì dentro, boh. Comodità, però ignoreremo questa piattaforma a parte e ci riferiremo a YouTube Kids come quel lato di video principalmente indirizzato ai bambini dai 9 ai 14 anni. Ecco, si dia il caso che... Ma comunque sono molto più piccoli, secondo me non è dai 9 ai 14, sì. Sì, infatti. Negli ultimi anni questo mercato, secondo me è 6-12. 6-12, il mercato si sia saturato di caratteristiche ben specifiche. Colori molto saturi, titoli assurdi. Mercoledì Adam si è innamorata del Grinch a casa nostra. Dopo in casa nostra con overreacting, scherzi palesemente fake e bambineschi. E poi gli horror. In realtà non è strano che l'horror sia diventato un pilastro dell'intrattenimento per bambini, perché lo è un po' sì. Quando non c'era internet, i bambini erano ipno... Amo, è vero, ti ricordi i piccoli brividi? Piccoli brizzi, brividi. Oh, non ho niente da dire. Vabbè. No, amo noi. Un horror fatto il cane era quello di... E anche tu che stai guardando questo video, sono sicuro che quando a 8 anni hai visto Jurassic Park eri tipo: oh, che figata, i dinosauri. Oh mio Dio. Ma Jurassic Park non è un horror. Non è strano. Ho incontrato il nuovo Huggy Wuggy SCP nel mio mondo di Mario. Questo è un remix, Dio, comunque. E ci sono i frullatoni, frullatoni. Molto piccoli. L'altro lato della medaglia, però, vede un mercato videoludico. Scusami, Berto, domanda importante. Una pistola puntata addosso e per vivere devi scegliere andare a letto la nonna dei Pantelos o andare a letto in più 3D. Io 3D. Dico che se prima si concentrava a sviluppare giochi horror inquietanti, pesanti e veramente interessanti da giocare, adesso si concentra a dare in pasto ai maiali lo stesso gioco con la copertina diversa. Ma torniamo un attimino indietro nel tempo e osserviamo l'horror su internet. Rewind. Il web è sempre stato circondato da enormi aloni di mischia. Oddio, qualcosa in alto a destra. Anche quello a sinistra. Questo cielo enorme inesplorato che poteva nascondere misteri inquietanti. E la prova, la mistificazione. L'ombra del... Oh, Ale della Giusta. Ale Gian della Marco Giusta. E chi cazzo è quello a destra? Non dormirai. A Sony Pit. E che si è fatta del deep web. Vogliamo parlare delle creepypasta? Spesso prendevano personaggi celebri, divertenti, belle, felici, spensierati e li trasformavano in storie creepy raccolte in un foro. Non dico qualcosa a destra. Roba come Sonic, SpongeBob, Godzilla. E spesso grazie a... Godzilla? Queste storie nascevano dei personaggi dannatamente fighi che poi sarebbero entrati nella cultura di internet. Come Slenderman. Una creepypasta così famosa che diede il via allo sviluppo di giochi basati su esso. Sviluppare un gioco è una cosa complessa. Ci sono studi video...
codici che spendono cifre assurde per sviluppare giochi che poi magari sono interessanti come aprire e chiudere la porta continuamente. Bel gameplay, eh? Grazie però all'avvento di Engine. Questa è stata l'onesta reazione di Poldo dopo che gli abbiamo fatto giocare a quel gioco. Gli indipendenti come sì. Unity o Unreal. Adesso è molto più facile. Non parliamo di Unity adesso, ragazzi. Il proprio gioco. Potenzialmente chiunque potrebbe crearne uno. Ed è qua che nasce il gioco di Slenderman. Letteralmente camminata simulator e poi jumpscare. Molto semplice, ma caratterizzato da tre elementi che vi spiegherò più avanti nel video. Tre elementi che verranno utilizzati a ruota come chiave di successo per ogni nuovo gioco horror indie. Passano gli anni, un sacco di cloni di Slenderman nascono, sequel, spin-off, 200.000 film amatoriale oppure un film vero, infatti. Io non ho mai visto il film vero di Slenderman. È una merda, è proprio brutto un culo. Probabilmente la GR a fischio di un cane è più piacevole da osservare. E poi, mentre internet viveva anni di caos, meme e puttanate simili, improvvisamente viene colpito da un meteorite contenente quattro parole. Five Nights at Freddy's. Questo gioco, ragazzi, ha cambiato il mercato videoludico su internet. Ha cambiato il concetto di gameplay su YouTube. Ha cambiato l'horror, creando una schiera di fan letteralmente ossessionati da questo titolo e tutti rigorosamente bambini. Ok, mi dispiace, tu che stai guardando ai 16 anni o 22 anni apprezzi FNAF e la sua lore e fai benissimo, ma concorderei con me che la maggior parte del fandom di questo gioco ha il cappellino ad elica e fa ancora la cacca nel vasino. Il successo di questa serie è qualcosa di assurdo. Sequel originali e fan made, let's play su YouTube, video teorie, libri, merchandising, un cazzo di film al cinema con Josh. Inizia il film, voglio andare. Sì, sta per uscire, esce tra pochissimo. Fan made, let's play su YouTube, video teorie, libri, merchandising, un cazzo. Seth Cobb. No, non c'è Josh Hutcherson. Seth Cadbury. Di film al cinema con Josh Hutcherson. Che voglio dire, se fosse uscito un film horror a caso con gli animatronici, probabilmente l'avrei pure apprezzato. Ma sapere che il film di questo gioco mi fa venire un brivido di cringe che parte dalle unghie dei piedi. Andiamo a vedere insieme, Todd, vero? Va bene. Potremmo parlare per ore e ore del successo di FNAF. Del lato della medaglia positivo, ovvero l'emozione di un gioco con una lore così intensa da far appassionare il giocatore a tal... Ma che cazzo di lore c'ha questa cosa? Scusami. Ah, è fuori di testa, non so perché. La lore di Five Nights at Freddy's è infinita. Ci sono video da 2 ore che ne parlano. Wow. E sì, vengono tutte da un gioco che... Il cui loop di gameplay dura 10 minuti. L'altro lato della medaglia è che dal primo Five Nights at Freddy's in poi il mondo degli horror indie in qualche modo è cambiato, creando una sorta di sindrome di FNAF che porterà molti giochi ad un successo allucinante che sarebbe durato solo pochi mesi, fino a scomparire per essere rimpiazzato dall'ennesimo clone, a tal punto da creare una nuova tipologia di giochi horror chiamata Mascotte Horror. Tutta questa... È vero. Penso che ho scritto male Mascotte. Questa cosa mi fa venire voglia di scollegare la mia testa dal mondo e collegarmi con una VPN su Mercurio insieme ad... È un placement. Ovviamente. Collegarmi con una VPN su Mercurio. Sì. 100-100 NordVPN. Esseri monocellulari che non capiscono niente. Che VPN potrei usare se non NordVPN? Grande. Ok, skippo il placement. Vabbè, palese. Sì, però... Indovina il segue. Five Nights at Freddy's. Grazie a Five Nights at Freddy's. Però se Coldo dice ancora una volta termine, ovvero Mascotte Horror. Un gioco caratterizzato... Perché? Non so. Dato dalla presenza di un nemico ben evidenziato in copertina. Con un nome, una storia e la Mascotte. Freddy Fazbear's. Freddy Fazbear's. Abita a Foggia e vado in peluche. Tonnellate e tonnellate di giochi del genere sostenuti da tre elementi. Quelli che ho nominato prima. Secondo me esistono tre pilastri che tengono in piedi questi giochi. Il primo elemento è la lore. Se pensate Lorenzo, a tutti questi giochi che non hanno gameplay così innovativi. Stai fermo e schiva i jumpscare. Scappa dal mostro. Spara ad un treno. Al contrario sono... Oddio, chi era che... Era con te che stavo parlando di qualcuno che aveva detto... Che Favij era pugliese? Ah, sì, non mi ricordo chi, ma qualcuno era convinto che venisse da Ustuni. In Puglia. Che però non sapevo fosse in Puglia, pensavo fosse fosse Lombardia. No, in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna. Oddio, bellissimo. Chi era che ha tirato questa sfattonata? Non me lo ricordo, ma è stata bellissima. Ok, nascosta, perché devi giocare il gioco molte volte per poi controllare la wiki, i video di teoria su YouTube, fino ad appassionarti a tal punto da mettertelo come foto profilo su disco. Fra? Cosa? No, pesante. Cosa? Che cosa? La versione furry. Ah, non hai mai cercato Five Nights at Freddy's sul 34 su internet? Ovviamente non l'ho mai cercato, Bertra, perché l'hai fatto tu è la vera domanda.
Ma perché è cultura generale, fa troppo ridere. Il secondo pilastro sono gli youtuber. Qual è il modo migliore per far conoscere a qualcuno il tuo giochino indie? Far sì che un creator ci faccia un video. Confermo. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's, an indie horror game that you guys suggested en masse, and I saw that Yami Mass played it and he said it was really, really good. Fazbear's. Ed è qua che tonnellate di sviluppatori puntano a rendere i loro giochi facilmente fruibili per i creator. Non lunghi, in modo tale da poterci fare un video da 20 minuti in cui provano il gioco, overreactano per qualsiasi cosa e iniziano a cercare la lore nascosta. Ed ecco che ai giocatori non interessa più il gameplay sempre uguale, ma vogliono solo vedere il loro youtuber preferito cacarsi addosso. Lore, eccolo, lore, visto? Madonna, ma c'è da tantissimo comunque. Cosa c'è da... dal 2014 appunto. Sempre di Let's Guarda, Player tutti uguali self-insert. E quando al decimo video questo gioco dal gameplay di 2 minuti rompe le balle, prendiamo la mascotte di quest'horror e mettiamolo in un video di Minecraft, che ne so, ed ecco pronti altri 50 video. Poi non parlare di video teoria sulla lore. I love you YouTube. Secondo me 2 decimi dei video caricati in totale su YouTube parlano della lore di Five Nights at Freddy's. Il terzo e ultimo pilastro insieme a lore e YouTube è il merchandising. Intorno a questi giochi ruotano a quantità i boxer con Chica, libri, peluche, portacolori, slime, poppit, li trovi pure in edicola. Che cos'è questa cosa? Questi tre pilastri fanno sì che il target medio di questi giochi sia un bambino, letteralmente. Il problema di tutto questo però è che uno sviluppatore medio che vuole diventare famoso segue la formula di FNAF e crea un gioco magari con lo stesso concept. Prendiamo qualcosa di vecchio, anni 90/2000, come i giochi d'educazione, e facciamo un Baldi's Basics. Letteralmente 1 minuto di gameplay, lore segreta, let's player ci fanno video e tanto merch. Durata del fenomeno, qualche mese. Andiamo avanti. C'era un canale YouTube che faceva animazioni di Five Nights at Freddy's su Minecraft. Un macello di visual e un seguito pazzesco. Tanto che i creatori hanno detto: dai su, facciamo il nostro gioco, ormai sappiamo come catturare i poppanti. Viene quindi creato Poppy Playtime. Un macello di tempo per sviluppare 2 capitoli corti e banali come non so cosa. E se guardate nel menu, insieme al tasto gioca, troverete il tasto merch. Ed ecco fatto, adesso tua cugina di 9 anni ha un cazzo di peluche di Huggy Wuggy. Predatorissimo. Però Huggy Wuggy è carino, Huggy Wuggy si sto nome mi innervosisco. E come un domino di milioni di tessere, YouTube si riempie di questi pseudo video creepy per bambini che vengono oversaturati fino a... Giochiamo a Talking Ben. Comunque questa cosa girava quando io veramente ero alle medie. Anch'io me lo ricordo, ma cioè, poi è tornato in voga nel 2017-18. Quando ti dicevano che quel gatto di merda ti spiava. Sì, minchia, mi ricordo gli articoli. Figate di SCP, ok? Ma me li avete rovinati! Peppa Pig SCP. Mi giuro, se sento ancora nominare Momo, impazzisco. Non so cosa cazzo sia Momo, fra. E questa foto qua che anche lei girava su in giro, cioè proprio la foto, e dicevano che ti malediceva. Non hai mai usato un poppit in vita tua, iscriviti al canale. Ma perché a noi sedicenni, ventenni, trentenni l'horror magari piace, ma non ne siamo ossessionati come i bambini? Parlo in generale, ovviamente. La passione per il brivido accomuna l'essere umano dalla notte dei tempi. La paura è fondamentale per l'esistenza. Sempre, in ogni modo, noi umani cerchiamo lo stimolo pericoloso. Ma quando cresciamo sappiamo cos'è il mondo, cosa è vero e cosa è falso, e magari preferiamo horror con trame complesse a livello psicologico. Per i bambini ossessionarsi con le cose creepy e horror non è altro che un rito di iniziazione, come passaggio dall'isola felice dell'infanzia al mondo vero. Perché secondo te Halloween è una festa così famosa tra i bambini? Passano da quando sono bambini, in cui tutto è rose e fiori, a capire che il mondo degli adulti sta per arrivare. Che roba questo profonda. Mondo è pieno di cose spaventose e creepy a differenza del loro, e quindi ne sono risucchiati. E più gli si nasconde il mondo degli horror, più diventa un tabù, più ne sono attratti. In qualche modo l'approccio al mondo dei porno per i ragazzi funziona nello stesso modo. Loro sanno che nel loro mondo gli animatronici sono pazzi felici che vogliono far divertire. Immagina dargli un gioco quando stanno crescendo in cui gli animatronici sono degli assassini. Significa endorfine nel cervello e adrenalina fino alla bava. Tutto molto bello, ma il mercato... La sindrome di mi è venuto un dubbio. Non si dice animatroni? Dico... Ma che cazzo ne so? ...degli horror ha capito questa cosa. E ogni gioco che prova ad emulare FNAF viene colpito dalla stessa sindrome. Hello Neighbor aveva dei presupposti belli, ma inghiottito dai 3 pilastri di lore, youtuber e merchandising, si è autosabotato. Roblox è letteralmente un asilo nido di bambini pieni di ste robe, horror, creepy, fabbriche di visual su YouTube. E potrei andare avanti con altri giochi scialbi e noiosi come Garden of Banban o Poppy Playtime. Che prendono qualcosa di divertente e nostalgico e lo rendono horror.
usando il metodo FNAF. La cosa Gatte funziona? I video con sti giochi fanno valanghe di visual, vendono un botto di puttanate collegate al franchise. Ma quanto durano ste cose? Poco, perché sono giochi che non valgono nulla, cloni di altri cloni. Chissà, magari nei prossimi anni vedremo una rinascita dei giochi horror, una nuova wave in cui ci si concentra più sulla vera essenza di un videogioco, senza concentrarsi a modellare un universo intorno capace di vendere merce e accontentare gli youtuber, ma qualcosa che sia più vicina al concetto di giocare. E non venitemi a dire che sono io quello che ha i gusti troppo elaborati, perché secondo uno studio nella lista delle paure peggiori tra i bambini abbiamo la paura che cagare provochi dolore, quella di cadere nel vasino, ma soprattutto di cagarsi nella mano. E adesso spiegatemi cosa cazzo è uno schibidi toilet. Comunque abbiamo ufficialmente, cioè in verità da un pezzo, ma mi sono reso conto adesso, Poldo è effettivamente uno dei tipo due canali commentari effettivi in Italia. Un applauso, ci ho messo un sacco ad arrivarci. Ce ne sono un po', c'è Chan Changuilla, c'è lui, c'è Sedia in un certo modo, ma è un po' più niche. E poi chi altro c'è, scusa? Io ne seguivo commentary, uno che si commentary, chiama... Commentary, commentary. Ne seguivo uno. Io ci gioco a Roblox, adesso i bambini sono stati bannati tutti. Ryan, non è assolutamente vero, questa è una menzogna, è proprio una bugia, è una balla. Dov'è? Sono sicuro di aver visto quel video recentemente, comunque. Devo andare in iscrizione, ovviamente, che cazzo sto... Allora... Ciao Onion! Gugu Gaga. Dov'è? Dov'è? Oh, bellissimo video, complimenti. Cazzo, che figata. Dov'è quel video? Io che cazzo ne so! Si chiama tipo... Nade Neck. Non mi viene. Oddio, James Charles è ancora vivo. Sì, io sono iscritto, ovviamente. Bengo Folsen e Ferrari. Dov'è? No, ora mi arrabbio. Ora mi arrabbio. No, mi dispiace. Noi non andremo via da qua finché io non avrò visto quel video. Porca troia di F, io vi darei un gran bacione in bocca. Anch'io. Dov'è? Vabbè, bellissimo video. Non vedo neanche uno bello in questa schermata, purtroppo. Dai, fare in culo. Non è vero, c'è cioè quello di Ale della Giusta, cazzo dici? Non ti permettere mai più. Dov'è? No, io sono sicura. Come si chiamava? Oddio. Nate, no, sopra, l'hai passato, ferma. Ancora uno? Oh, eccolo! Sopra... Ok, grazie. Sì, allora, sì, anche lui è un... È vero commentary cazzo. Canale. Finalmente. Sì, anche lui è un commentary channel vero e proprio. E ora ci vediamo pure il suo cazzo di video finché... ma non è vero, fra due minuti... Ah, ok. A Termos è già giù. Colla. Sposta il termosino, che... fra. Ciao Termos, ti chiedo di scusare Bertram, è stanco. Beh, non ti ha scusato, complimenti Bertra, ora abbiamo un amico in meno, come ti fa sentire questa cosa? Come ti fa sentire? Estremamente arrapato. Bertra, ma non è necessaria questa cosa. Bertra, basta. Non ce la faccio, è entrato dentro di me. Vatti a prendere un caffè, veramente. 5 cose a testa e inserirsi in un ipotetico YouTube Rewind di quest'anno. Per fortuna non c'è più il YouTube Rewind. L'hanno finito, hanno smesso di farlo. Ma da anni anche. Dal quello gigantescamente floppato di 2019, credo. No, ne hanno fatto un altro. Sai che non credo proprio. YouTube Rewind 2018, dici che sia stato l'ultimo? Ah, 2018 anzi, sì. Ah no, 19? Everyone Control. Dov'è il 19? YouTube Rewind 2019 for the record. Ah, è vero. E vediamo se cerco 2020. No, non esiste. Ah, sì, l'ha fatto 2000... Mr. Beast. Ah, no, il 2019 non è un vero rewind. E come? È solo tipo
i video che hanno fatto più mi piace, i video che hanno fatto più views, i canali che sono cresciuti più in fretta. Non è un vero rewind, fallitoni. Nel 2018 hanno preso così tanti insulti. Reagiamo a quello del 2018, ti prego. Sì, dai, mentre arriva Termos. Ma Termos è riuscito sotto? Ma... Ciao Termos. Ciao Termos. Stavamo, volevamo reagire al video YouTube Rewind 2018 mentre aspettiamo Berro, ti va? Cosa? Ti ricordi quanti dislike aveva prima che li togliessero? Che cosa avesse dislike? No, YouTube Rewind 2018 aveva un numero di dislike fuori. È il cringio. Minchia, che ridere. C'è anche Fabio. Ti va di rivederlo mentre aspettiamo Berro? Oh, vediamo quanti ne aveva. 2018. 19.000 dislike, più di 19 milioni di dislike. Sì, perché hai detto 1000 ed ero tipo no, qualcosa non mi sbagliato. Eccolo. Non mi mancano un paio it's di dislike. Anche quello time. Con il budget più alto, probabilmente sto cazzo di Will Smith. Yeah. It's rewind time. Yeah, if I control rewind, I would want Fortnite. Will Smith pagato 2 milioni di dollari soltanto per dire una cosa. It's rewind time, you bitch. Il gioco è tutto totale nel video. Mi chiama Yakidale. Yakidale. Is this what you wanted? You know who I would have asked for? What? Quit! E ninja. Porcelain. È stato l'anno di ninja questo. Play me some of that jumping music. Okay. You said jumping music? Jumping music. Fortnite. Todo el mundo, fuera! Che dire, ragazzi, comunque. Che storia questa roba. A me dispiace roba. Che non lo fanno più. Arriva, thank you. Non è divertente prendere in giro le persone meno fortunate di noi. Chi cazzo sono queste? Ah, beh. Chi ero a Liza? Ah, ok, io sono spagnole. Liza Koshy. Tra l'altro, per gossip, questo è l'anno in cui si è lasciata con David Dobrik. Non sa. Cazzo, fra, cioè non ma hai visto il video? Che lingua parlate? Liza Koshy è una youtuber americana. Io direi okay. Solo che stava con David Dobrik, che è stato il king dei vlog in YouTube America. Mm-hmm. Ah. No, mamma, ma tipo, cioè numeriche veramente gravi. Vabbè, oh. Dobrik era okay. Grosso. Faceva tutti i video lunghi 4 minuti e 20, tutti. Fisso a 4 minuti e 20. È vero che ha smesso secco? Sì, ha smesso, però faceva, cioè, guarda il cazzo di numeri che faceva. E per anni ha fatto questi cazzo di vlog. Stava con Liza Koshy, 4:21, ma poi... 4:21, non 4:20. Eh no, perché poi se lo apre è 4:20. E poi si sono lasciati... Ah, hanno tolto il video? Ricordati. Avevano fatto questo lunghissimo video dove dicevano che si erano lasciati. E entrambi piangevano per tipo 20 minuti. Wow. Vero momento molto maturo. Apparently we control rewind this year. Che bel modo di affrontare y'all, le cose. We can cioè do whatever we want. What do we do? Facciamo il peggiore di tutti. È bello, non lo so, lo chiama, gli ho scritto. Che sinistra. Oddio, che sinistra. Arrivo oddio una. No, vai, letteralmente vai, vai. Nessuno. Nessuno vuole per K-pop. No, che sei nel set che fai l'idol K-pop mi mancava. Quelle sono le Merrell Twins, se non sbaglio. Atroce, fra. Sai anche cosa mi volevo vedere? In realtà, se dopo prima della fine della live, ti va... Te lo propongo, Bertra. Vai. Stupiscimi. Ti faccio solo vedere... Grazie, Sawanni. Grazie mille, Sawanni, per la sub. Oddio, hello. Un nuovo food battle. L'hanno annunciato. Un nuovo food battle? C'è un bottone per il cibo e nessuno me l'ha mai detto? Cosa? Cosa? Hai detto food button. No, il food battle. No, la no, io voglio un pulsante per il cibo adesso. Dov'è il mio pulsante cibo, per il cibo? Il pulsante cibo. Ti immagini poter letteralmente premere un pulsante e ti appare di fronte del cibo?
bellissimo. Se tu potessi merda, se tu potessi scegliere un pulsante che ti dà istantaneamente un piatto, quale piatto sceglieresti? Crepa alla Nutella. Gelato al pistacchio buono. Tu? Io mi sa nigiri al salmone. Valido. Cazzo, ora ho voglia di sushi, porca troia. Cazzo, ora ho voglia di cazzo. Porca troia. Eh? Vabbè, quello è sempre. Quello visto. Comunque adesso arriva Berro. Bongo cazzo. Io sono sempre rimasto convinto per un periodo che la gente chi diceva Berro fronzo, no, bello stronzo. Qualche arcano motivo. No, ma proprio veniva detto come un bello stronzo, cioè tipo con ardore, ma con piacere. Bello sto stronzo. Bello stronzo. Nessuno vuole i mukbang nel mondo. Ciao, è arrivato Sberro. Buongiorno. Ciao amici, come state? Fatta pausa. Tutto bene, ciao. Che ci dici di bello? E niente, mi sono messo tipo a giocare a scazzo su Marvel Snap. Sono arrivato tipo a letteralmente un cubetto, un'unità, alla più piccola unità che si possa arrivare per arrivare all'infinito, e poi ho cominciato a perdere la ruota dopo aver detto scherzosamente in chat vi immaginate se adesso comincio a perdere la ruota? Ed è quello che è successo. Yeah, effettivamente. Io non ho mai giocato e neanche visto un gameplay di Marvel Snap, quindi non ho la minima idea di come funzioni, lo sai? Praticamente è come tutti quanti cose. Giochi di carte normali, tra virgolette, che trovi in giro. Briscola? No, quelli là tipo virtuali, che cazzo ne so, Hearthstone, eccetera, eccetera. Scala 40, Burrago e Pinello Online. Sì, l'unica cosa è che praticamente anziché su un tavolo solo giochi con tre tavoli, devi vincere su due tavoli su tre. Ma che cazzo? È tipo scala 40, ma devi vincere due tavoli su tre. Boh, in realtà sono contento perché ho disinstallato tutti i giochini dal telefono, quindi ho fatto tutto. Oh, ti ha influenzato Bertra. No, l'ho fatto già da... In realtà è già da un annetto che non gioco più i giochi del telefono. Ma non mi hanno mai preso i giochi del telefono, sinceramente. Ma è troppo. Tra l'altro, Berro, noi stiamo reagendo mentre ti aspettavamo all'ultimo rewind di YouTube. Quello del 2018. Okay. Oh cazzo, io non guardo il rewind dal 2015. Io stavo guardando tipo. Che l'ultima parte del rewind sono quelli che costruiscono le case. Vabbè, erano diventati viralissimi. Ah, tipo gli indiani, quelli là che con il fango tipo, tirano sui grattacieli. Sì, che poi intanto si sa che è finto. Ah, però no, questo è l'unico vero. Ma questo? Il Termos è il signor Terenas? Sì sono io. E perché c'è Termos invece che Terenas? Chiedilo a Berro. Guarda tu come ti chiami. Adesso ho capito, grazie.